posizione del Presidente del Consiglio è una posizione che va contro a tutto quello che è stato detto e stanno dicendo gli insegnanti, i genitori e gli studenti. Che la posizione del governo in questo momento è di cercare di fare un braccio di ferro, cercare di essere duri per imporre la loro idea. Noi l'abbiamo combattuta sin dall'inizio questa finta riforma, perché dobbiamo dire chiaramente è una finta riforma, è una riforma che serve solamente a sistemare coloro che in questo momento sono nel settore scuola, non è una riforma che tocca i contenuti, non è una riforma che va a vedere quelle che sono le materie o i programmi scolastici. Di conseguenza un provvedimento di questo tipo non direi che è una riforma vera e propria. Non ci piace il modo in cui sono stati trattati gli insegnanti, non ci piace il ruolo che assumerà il direttore didattico, non ci piace il fatto che gli insegnanti vengano valutati da una commissione che non si è ancora capito che commissione sia, e soprattutto non ci piace il modo di lavorare in questo momento che hanno adottato. Siamo in una situazione ancora una volta in cui il Parlamento è in scacco perché c'è un Presidente del Consiglio che non ha le idee chiare. Aveva promesso agli italiani che nel mese di luglio avrebbe fatto un incontro con tutte le categorie, e oggi invece ci troviamo ad avere questo Renzi che ha deciso invece di accelerare le cose minacciando che non ci sarebbero state le assunzioni. Le assunzioni ci sarebbero state anche non facendo passare o ritirando questo provvedimento.